Perché le mostre locali non funzionano praticamente mai per gli artisti? Soprattutto perché dovresti evitare nella stragrande maggioranza dei casi di esporre le tue opere all'interno delle mostre locali? Bene, ne parlo in modo approfondito all'interno di questo video. Io sono Luca Joker Ver, esperto internazionale di marketing per artisti. Dal 2015 aiuto fondamentalmente gli artisti a crearsi una prima o una seconda rendita economica grazie alla vendita delle proprie opere attraverso strategie di marketing, vendita e visibilità. Quindi all'interno di questo canale pubblico regolarmente video che possono ovviamente aiutarti a vivere della tua passione e soprattutto a vendere le tue opere a quanti più clienti possibili. Quindi, se non vuoi perdere nessuno dei video che pubblico regolarmente all'interno di questo canale, fai tre semplici cose. Ovviamente iscriviti al canale, metti mi piace sotto a questo video, se ti fa piacere, alla fine del video lascia un commento. Dunque, mostre locali, questa è una mia vecchia battaglia, ok? Ci sono delle cose, ragazzuoli e ragazzuole, su cui, come dico sempre, non c'è discussione e non c'è dibattito, cioè sono cose incontestabili. Avere delle opinioni sul fatto che le mostre locali per gli artisti funzionano, bene è sostanzialmente una boutade, una stupidaggine. E perché questo? Innanzitutto perché ho un feedback diretto, avendo lavorato per oltre 15 anni come advisor agente nel mercato dell'arte. Ho partecipato direttamente e indirettamente a tante mostre locali, quindi so benissimo quello che è il riscontro che può darti una mostra locale in quanto artista. Ma soprattutto raccogliendo poi feedback delle persone che in questi anni ho avuto modo di conoscere, che sono andate a far parte dei miei percorsi formativi avanzati, che sono entrati in coaching, in consulenza, nel mio mastermind e quant'altro, sul fatto che 10 volte su 10 mi dicono: ho partecipato a questa mostra locale, ho organizzato questa mostra spendendo una marea di soldi, investendo tanto tempo e quant'altro. Poi alla fine mi sono reso conto, se era una collettiva, ad esempio, che era quasi impossibile farmi notare in mezzo a tutti gli altri artisti che esponevano all'interno della mostra. Oppure sembra che queste mostre siano una opportunità di visibilità locale, più che in realtà una piattaforma dove realmente vendere le mie opere. Insomma, potrei citare mille e mille casi di artisti che dopo aver dedicato tempo, energie ed investimenti vari per allestire e organizzare una mostra locale, che può essere personale o può essere collettiva, si sono ritrovati alla fine con un pugno di mosche in mano. E quando parlo di pugno di mosche in mano, non mi riferisco alla visibilità, perché con la visibilità, come dico sempre, non ci paghi le bollette. Mi riferisco alle vendite, ok? Quindi se uno organizza una mostra, tendenzialmente dovrebbe puntare ad attirare persone interessate, a quello che esponi all'interno della mostra. O quantomeno, se parliamo invece di mostre internazionali, non di mostre locali, posso anche accettare il fatto che non sono finalizzate alla vendita delle opere esposte, però almeno ti danno un respiro a livello internazionale, quindi ti mettono in contatto con curatori, direttori artistici e clienti anche di un certo livello. Ma quando parliamo di mostre locali, faccio una piccola specifica. Per mostre locali intendo tutte quelle mostre che vengono organizzate, ad esempio nei paesi o nelle cittadine, spesso nel weekend, spesso durante le festività, spesso durante la festa del patrono, spesso durante le sagre, durante fondamentalmente eventi che vengono organizzati dai comuni più o meno grandi, che ovviamente raccolgono un certo numero di persone in un periodo di tempo abbastanza ristretto, e dove spesso il comune e la Proloco danno la possibilità agli artisti di organizzare delle mostre per appunto catturare l'attenzione dei visitatori che si recano in quel paese, in quella città, in quel singolo giorno. Ma
Oltre a questo, per mostre locali intendo anche le mostre che vengono organizzate nelle grandi metropoli, parlando dell'Italia, non so, Roma, Milano e quant'altro, che però sono al di fuori del circuito istituzionale, del circuito museale, quindi non mostre organizzate, se prendiamo l'esempio di Roma, i due più grandi musei che ci sono a Roma sono il Maxi e il Macro, ma mostre organizzate ad esempio in fondazioni pubbliche e private, mostre organizzate all'interno di, non so, anche location molto belle che però normalmente non ospitano mostre, ad esempio ristoranti, oppure anche mostre organizzate in gallerie, ok? Quindi luoghi non istituzionali. Quindi, chiarito il concetto di mostra locale, in questo video voglio darti alcune motivazioni, alcune ragioni incontestabili, su cui non c'è discussione, non c'è dibattito, per cui secondo me dovresti evitare di organizzare o partecipare alle mostre locali, a meno che non si verificano una serie di contingenze, e poi eventualmente vedremo, se ne ho voglia, all'interno di questo video, di mostrarti le varie contingenze che debbono verificarsi. Però certamente, se sei un artista all'inizio della sua carriera, o se sei anche un artista emergente, ma che ancora non è completamente affermato, le mostre locali sono uno degli ultimi canali di visibilità, di vendita, che dovresti prendere in considerazione per veicolare il tuo lavoro e quindi per vendere il tuo lavoro. Vediamo quali sono queste motivazioni per cui le mostre locali non funzionano per gli artisti. Il primo problema, quello più evidente, è che ovviamente si rivolgono a un pubblico locale. Di conseguenza non danno alle tue opere quel respiro, diciamo anche nazionale, che in realtà dovrebbero avere. Quindi non riescono a raggiungere un pubblico mirato, un pubblico in target, concentrandosi appunto prevalentemente sul mercato locale. Di conseguenza, e arriviamo anche alla seconda ragione per cui non funzionano, è che parlando di pubblico in target, spesso tendono a raccogliere persone che in realtà si trovano in quel luogo, in quella città, in quel comune, in quel paese, in quella metropoli, non perché sono andati effettivamente con la volontà di vedere quella mostra, ma magari avevano deciso di farsi un weekend in quella città e quindi magari passeggiano beatamente lungo il viale principale con l'idea di scoprire magari i monumenti della città, insomma luoghi turistici, un gelato, un aperitivo e quant'altro, poi to guarda, c'è questa mostra, andiamo a vederla, ma non vanno alla mostra con l'idea di comprare, men che meno con l'idea di scoprire un artista, vanno semplicemente alla mostra per passare il tempo. Ok? Io li chiamo i passeggiatori. Va da sé che se vuoi crearti un pubblico di persone in target, realmente interessate alla tua arte, certamente il target dei passeggiatori non è il target a cui devi rivolgerti. Il terzo motivo per cui non funzionano è perché spesso le mostre locali vengono organizzate in modo assolutamente superficiale. Dunque, se vengono organizzate dal comune, spesso chi organizza queste mostre è un inetto. La dico proprio così. C'è persone che fondamentalmente non hanno una minima idea di come funziona il mercato artistico e che di conseguenza non riescono a garantire una curation legata alla mostra di elevata qualità. Questo porta, soprattutto lato visitatore, lato spettatore, a una diluizione del valore percepito e di conseguenza rende anche difficile per te artista posizionare il tuo lavoro come un'opera fine art, un'opera d'arte di elevata qualità. Okay. Oltretutto, spesso quando parliamo ad esempio di mostre collettive, le tue opere vengono esposte accanto ad altre opere di altri artisti che fanno cose completamente differenti, che usano magari tecniche completamente differenti, con soggetti completamente differenti, con dimensioni completamente differenti, con materiali completamente differenti, con prezzi completamente differenti. Quindi è talmente tanto eterogenea la mostra che fondamentalmente è difficile per me spettatore, per me visitatore, riuscire a capire se voglio comprare, ammesso che io voglia comprare, ok? E abbiamo visto che è molto difficile, capire su quale artista puntare, ok? Se invece vengono organizzate dall'artista stesso, da un collettivo di artisti, a maggior ragione non funzionano, perché tu artista, se devi fare l'artista, fai l'artista, altrimenti non ci sarebbero i direttori artistici, non esisterebbero i curatori e quant'altro, quindi ognuno il suo ruolo. Spesso ho visto tanti artisti
rovinarsi la reputazione con l'idea di me la faccio da solo, me la organizzo da solo, faccio come dico io perché io so quello che voglio esporre, perché io so come devo veicolare la mia arte, e poi all'atto pratico questo gesto, questo atto di presunzione si rivela un buco nell'acqua. Quindi in entrambi i casi le mostre locali non funzionano per superficialità, per scarsa conoscenza del mercato, sia da parte degli artisti che da parte di chi poi organizza effettivamente la mostra. Quarto motivo, e mi ricollego al motivo che ho appena evidenziato, è legato al fatto che, parlando ad esempio di prezzi, no? Mettiti nei panni di un visitatore, di uno spettatore. Io spettatore, vado in una mostra locale, magari una collettiva, e vedo opere da 500 euro, opere da 1000 euro, opere da 2000 euro, opere da 5000 euro, anche di dimensioni differenti. Ovviamente è difficile per un non collezionista, diciamo per una persona non avvezza al mondo dell'arte, e sono la stragrande maggioranza delle persone che poi magari comprano arte, capire e comprendere che magari sì, costa 500, ma perché i materiali utilizzati hanno comunque un costo di produzione minore rispetto ad altri, o magari perché l'artista è meno affermato rispetto ad altri, o magari perché le dimensioni sono più piccole. Così come al contrario, io posso avere magari un artista più o meno affermato vendere a 1000 euro un'opera di piccole dimensioni, e poi vedere nella stessa mostra, nella stessa collettiva, un artista molto meno affermato, diciamo sconosciuto o poco ci manca, magari proporre la sua opera a 3000 euro con le stesse dimensioni. Ok? Dov'è il metro di paragone? Perché un artista affermato, magari vende un'opera di piccole dimensioni a 1000 euro, un artista sconosciuto pretende di vendere la sua opera delle stesse dimensioni a 3000 euro? Magari il prezzo di 3000 euro, per quanto riguarda l'artista sconosciuto, è un prezzo fissato dall'artista in modo totalmente aleatorio, semplicemente perché fa leva sul suo ego, quindi sulla sua presunzione di essere un grande artista, ma poi all'atto pratico, non essendo nessuno che controlla all'interno della mostra, non essendoci una curation adeguata, non essendoci un curatore, un direttore artistico che decide chi espone e soprattutto cosa esporre e soprattutto a quanto esporre le opere, va da sé che ognuno detta tra virgolette le sue regole, ogni artista detta le sue regole all'interno della collettiva, però alla fine quello che si crea è un marasmo incredibile, una confusione enorme nella capoccia dei visitatori. Altro aspetto da tenere in considerazione è che spesso le mostre locali sono dominate da reti di connessioni preesistenti. Quindi, se io voglio esporre all'interno di una mostra locale, mi trovo a dover combattere o con artisti che hanno già esposto anni prima in quella stessa mostra e che quindi, come dire, hanno delle pretese maggiori rispetto magari a chi espone per la prima volta, o proprio è difficile entrare perché c'è questa, come dire, questa barriera, questo muro delle persone che in passato hanno creato delle connessioni preesistenti all'interno di quella mostra, all'interno di quel comune, all'interno di quella città, e che quindi tendono un po' ad emarginare gli artisti nuovi o emergenti. Altra ragione è legato al bilanciamento costi-ricavi. Parliamoci chiaro, allestire una mostra locale, che sia personale o collettiva, comporta dei costi. Alcune volte perché devi proprio affittare lo spazio. Altre volte, comunque, se lo spazio ti viene concesso gratuitamente, devi comunque sostenere dei costi per allestire lo spazio. Devi comunque produrre le opere, devi comunque esporre le opere, devi comunque promuovere l'evento. Ora, se l'evento viene promosso dal comune, ripeto, visto che spesso le persone facenti parte delle associazioni culturali, comunali e quant'altro, pro loco, sono persone messe lì, ma che poverini neanche loro sanno quello che fanno. Spesso sperperano i soldi del comune in attività promozionali e pubblicitarie che non hanno alcun senso, alcun motivo di esistere. Detto in altro modo, la pubblicità che fanno non se la caga nessuno, ok? E se invece io, artista o collettivo di artisti, decidiamo di prendere in carico la promozione e la pubblicità dell'evento, apriti cielo, ancora peggio, perché di base, a meno che non sei un artista che ha frequentato i miei percorsi formativi e quindi in cui ti spiego come davvero fare marketing artistico e come trarre un ritorno concreto dalla promozione e pubblicità della tua figura, del tuo brand e delle tue opere, nella maggioranza dei casi non hai
non ha gli strumenti per poter ideare, sviluppare e proporre una pubblicità e un marketing efficace. Marketing efficace è quel marketing, quella pubblicità che porta all'interno della mostra persone in target e non passeggiatori. Ok? Quindi anche in questo caso, vuoi o non vuoi, i costi sostenuti per fare pubblicità, per allestire la mostra, per affittare lo spazio, quasi mai vengono ripagati effettivamente dai ricavi. Poi certo capita pure l'artista locale che espone in una mostra locale e che a fine mostra dice ho venduto due opere da 5.000 euro a quel famoso notaio, a quel famoso avvocato e quant'altro. Spesso, ripeto, parliamo di connessioni preesistenti, quindi magari era un artista locale già conosciuto e quindi aveva creato delle relazioni locali con magari liberi professionisti, persone alto spendenti del luogo dove vive, oppure magari la classica botta di culo, cioè magari un collezionista, un amante dell'arte che si trova a passeggiare in quella città, si ritrova a partecipare a quell'evento, vede la mostra locale, entra, vede l'opera, non ha problemi di soldi, compra l'opera a 5, 10, 15.000 euro e siamo tutti contenti. Ma sono situazioni davvero sporadiche. Tu non puoi pianificare il tuo successo di artista a livello di visibilità, reputazione e soprattutto vendite basando la tua strategia di marketing e promozione soprattutto sulle mostre locali. Ok? Quindi sintetizzando, le mostre locali nel 99% dei casi non rappresentano né un canale di visibilità, né un canale di promozione, né un canale di vendita. Detto in altro modo, partecipare alle mostre locali, che siano personali o collettive, non sposta di un millimetro in avanti la tua carriera di artista. Ci sono altri modi per far funzionare le mostre locali, ovviamente non è questo il video dove entrare nel dettaglio. Tuttavia, se proprio vuoi partecipare a delle mostre locali, tieni sempre in considerazione almeno quelli che sono i fattori principali. Quindi, da chi ha organizzato la mostra, se c'è un curatore di un certo livello che si occupa di selezionare gli artisti, selezionare le opere e poi mettere insieme le opere all'interno almeno di un concetto, di un argomento, di un punto di vista che sia comune fra i vari artisti che espongono all'interno della mostra, cerca di capire anche se c'è un reale rapporto costi-benefici, quindi privilegia mostre locali che abbiano dei costi bassi o molto bassi, cerca di capire come verrà fatta pubblicità, chi farà pubblicità, quali saranno le iniziative promozionali di marketing che verranno messe in atto, vuoi dal comune, vuoi dal curatore, vuoi dagli artisti. Cerca anche di capire soprattutto il bacino di persone che vedranno la mostra, e ripeto, se si tratta di mostre organizzate in eventi, classici eventi del weekend, dal giovedì alla domenica, cerca anche di capire e comprendere quale sarà il potenziale bacino delle persone che poi vedranno effettivamente la mostra in quei giorni. È chiaro che se tu organizzi una mostra locale in un paese di 10.000 anime, che magari quel weekend c'è la festa del patrono, e può raccogliere al massimo quelle 5, 10, 15.000, 20.000 persone, è un bacino comunque limitato. Se invece parliamo di una mostra locale organizzata ad esempio in una medio-grande città italiana, che può essere Perugia, Bologna, Palermo e così via, un evento importante anche internazionale che raccoglie in quei giorni ogni anno decine, centinaia di migliaia di visitatori, allora potrebbe forse valere la pena allestire e partecipare a una mostra locale, sempre però partendo dal presupposto, prendendo in considerazione le ragioni che abbiamo visto prima. Quindi ripeto, perché è un concetto importante, se c'è o meno un curatore, quanti fondi vengono stanziati per la promozione e pubblicità della mostra, come verrà fatta pubblicità, quali saranno eventualmente gli artisti coinvolti, come verranno selezionate le opere, quale sarà il range di prezzo delle varie opere esposte e soprattutto se la mostra in qualche modo riesce ad attirare, non dico tutti visitatori in target, ma almeno una buona percentuale di persone in target, quindi in un pubblico che non è il classico pubblico che fa le passeggiate, ma un pubblico interessato all'arte e quindi interessato anche a investire sugli artisti.